La quinta puntata di Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci, ha scatenato polemiche e controversie. Massimiliano Ossini è stato al centro delle critiche dei giudici, in particolare Selvaggia Lucarelli, per la sua performance insieme alla ballerina Vira Kinnunen. Durante la serata Ossini ha eseguito un bugie suonato da Edoardo Bennato, ma i giudici non sono rimasti convinti. Lucarelli ha criticato il concorrente paragonandolo a Candy Barbie, definendolo fiacco e noioso. Le sue parole hanno scatenato la reazione del pubblico, che ha dimostrato un forte sostegno al concorrente e alla ballerina. Anche Fabio Canino e Guillermo Mariotto hanno espresso giudizi negativi sulla performance. Canino ha definito la coreografia banale, provocando ulteriori proteste. Caroline Smith ha difeso la ballerina sottolineando che non tutte le coreografie devono avere una storia, guadagnandosi l'applauso del pubblico. Mariotto ha continuato a criticare, definendo la coreografia pietosa e lasciando la ballerina visibilmente offesa. Nonostante le critiche, Mariotto ha dato un voto di 8 a Massimiliano e Vera, sorprendendo molti. Questo contrasto tra critiche e voto finale ha sollevato interrogativi sulla coerenza dei giudizi espressi. La puntata ha evidenziato non solo le performance dei concorrenti, ma anche le dinamiche tra giudici e pubblico. Mostrando che Dio stini possa negare.